Buongiorno ragazzi, sono Antonio Rubino e vi do il benvenuto in un nuovo video di Antonio Rubino Official. Il film di cui vi voglio parlare oggi è del 2019 con la regia di Craig Brewer ed è Dolemite is My Name, film che racconta di un aspirante comico Rudy Ray Moore che nella Los Angeles degli anni 70 vuole trovare la propria affermazione e per farlo si costruisce un personaggio, quello di Dolemite, personaggio in chiave comica e attraverso la costruzione di questo personaggio, di questa figura, egli vuole fare colpo sul pubblico, vuole avere l'attenzione del pubblico e vuole sfondare in un certo senso, avere successo. E quindi il film che si basa tra l'altro su una storia vera vuole raccontarci appunto il suo percorso, un percorso in un ambiente in cui l'attenzione del pubblico può davvero fare la differenza. E il film vuole portare avanti una riflessione sullo spettacolo, sull'essere qualcuno, sul dare una svolta alla propria figura attraverso l'attenzione mediatica e questo può avere dei profitti, ma può anche non averli e dunque il successo parte in gran parte, scusate la ripetizione, proprio dal carisma e dall'attenzione che riesci ad attirare. E sotto questo punto di vista la sceneggiatura vuole delineare un profilo psicologico nel quale il pubblico si può identificare, un personaggio che considera il successo come il modo per cambiare la propria vita, ma sarà proprio quello il modo, sarà quello a permettergli quel cambiamento. Io non voglio entrare nei particolari perché questa recensione è senza spoiler, ma il film certamente vuole dare una risposta a questo quesito. Dolemite is my name mi è piaciuto molto e giova molto all'apprezzamento della pellicola la performance mostruosa di Eddie Murphy che ha offerto un'interpretazione notevolissima.
mantenendosi bilanciata appunto tra la chiave comica che traspare attraverso il suo personaggio, quello di Dolemite, personaggio che costruisce per attirare l'attenzione del pubblico, e una chiave drammatica, l'affermazione. Quindi possiamo parlare di un film che riesce a bilanciare sapientemente questi due aspetti. Ho parlato di chiave drammatica perché il dramma risiede proprio nella mancanza di accettazione, anche se Dolemite non fa pesare questo aspetto e anzi si mantiene sempre fresco vivace quel dramma a cui ho fatto riferimento risiede appunto nel fatto che egli è un personaggio che come posso dire? Voglio trovare le parole giuste per esprimere questo concetto. Io ho parlato di accettazione, ma come ho sottolineato in precedenza, il film non fa mai pesare l'aspetto drammatico, quindi possiamo parlare, diciamo, di un dramma velato, un dramma velato, ma molto sottile. E questa commistione produce Dolemite Is My Name, un film che funziona, ha un ritmo solito, il film dura un paio d'ore ed è molto piacevole, supportato da una splendida colonna sonora. Infatti, riecheggia all'inizio del film Let's Get It On di Marvin Gaye, che apre proprio il film. Fin dalle battute iniziali, il film riporta al tema che vuole affrontare, quello dell'affermazione, dell'espressione, il fatto che una cosa attiri l'attenzione di più rispetto a un'altra. C'è un dialogo molto interessante, mi preme citarlo, tra Snoop Dogg e il personaggio di Eddie Murphy, che stanno intrattenendo appunto un dialogo circa la musica. Si parla proprio della musica di quell'epoca e si fa anche riferimento a Marvin Gaye. Ma Dolemite Is My Name tocca diverse aree dello
spettacolo. Si parte dalla musica per poi arrivare anche alle performance comiche, diciamo, che vogliono appunto dare all'attenzione del pubblico appunto un personaggio che vuole in qualche modo intrattenere il pubblico e poi arriva anche al mondo del cinema, quindi c'è una riflessione anche sul mondo proprio dello spettacolo. E quindi il film vuole raccontare questo ambiente a 360 gradi, non solo attraverso il personaggio di Eddie Murphy, un personaggio molto interessante, che ha un'interessante evoluzione, ma attraverso proprio un'interessante riflessione sullo show business, sullo spettacolo, e su come lo spettacolo trova la propria affermazione in quel panorama storico. Siamo negli anni 70, a Los Angeles degli anni 70, in quel preciso periodo storico lo spettacolo trova una precisa affermazione, affermazione sapientemente rappresentata nella pellicola. Comparto tecnico non presenta particolari sfumature da considerare. Si tratta di un comparto tecnico molto classico, quindi non ho particolari appunti, scusate, cosa sto dicendo? Non ho particolari note appunto per quanto riguarda il comparto tecnico, una regia molto classica, ma efficace per il tipo di storia che viene raccontata, una colonna sonora strepitosa che mantiene alta l'attenzione dello spettatore e il ritmo solido, vivace, fresco, è dato anche appunto dalla vivacità della colonna sonora, una colonna sonora per me mostruosa, mostruosa, ripeto, l'interpretazione di Eddie Murphy, ma anche di tutti gli altri attori che sono stati molto bravi. Anche se spicca di più l'interpretazione di Eddie Murphy, uno straordinario, ripeto, Eddie Murphy. E in generale, Dolemite is My Name è un film attuale, che ci riporta a un periodo storico comunque bello, stiamo parlando degli anni 70, e a un periodo anche di profondo, anzi di profondi cambiamenti. Raccontando questo scenario, si racconta la storia di ogni persona. Ogni persona vuole trovare la propria strada e trovare la propria strada porta un cambiamento. Quel cambiamento investe la nostra figura. Dolemite is My Name, film del 2019, regia di Craig Brewer,
film strepitoso che vi consiglio di recuperare. Potete trovarlo su Netflix, vale la pena recuperarlo perché è un film coinvolgente, fresco e dinamico. Questa è la mia personale opinione circa Dora e Matisse Manet. Voi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se siete d'accordo o se non siete d'accordo, in modo tale da creare un'area di discussione. E detto questo, noi ci rivediamo a un prossimo video. A presto ragazzi e buon cinema.